26 agosto del 2002, al gazebo di Percile si svolge il tradizionale pranzo di fine villeggiatura. Come al solito, il povero Augusto e la moglie Liliana si danno un gran da fare per la buona riuscita del banchetto. Unica nota stonata sono le condizioni atmosferiche che minacciano pioggia da un momento all'altro. Ecco Augusto che è pronto a passare alla moglie il vassoio contenente l'oro di Percile, la celeberrima ramiccia, una finissima e gustosissima pasta all'uovo. Mettila qui da una parte. Qua. Sì. Il posto mio, vedete? Sì. Via. Questo è lo scipetto. Te lo metto qua. Qua, mettila qua, è uguale, tu lo metti. Qua, mettilo qua. A tanta vista, le papille gustative dei conviviali già ricevono dolcissimi stimoli. Ah, perché da caricare? Carica, è carico io. Giusto. Qua. Ecco, oh, ce l'ho. Basta, lì, aspetta. Ecco, come lo fa lei, tu le dai, su. Andata, per forza. Anche Luigi si dà da fare recando il vassoio con i profumatissimi pomodori. Guarda che agilità! Ecco qua, consegniamo. Adesso arrivano le bistecche. Signor Luigi, che per piacere può portare giù il coltello, quello del pane? Il coltello del pane? Sì. Allora. Ecco, te li mettiamo. Questi sono pomodori nostri, quest'anno ci sei da guarnare tutto per Cile. Questo serpentitempo è la faccia di tutti. Tutti, signor. È vero, tutto, sì. tutto. Metta qua, per me ha fatto una striscita, io ho visto una striscita. E ce ne sono venuti, lo so, però ha rovinato il tempo. Il tempo gli ha rovinato proprio tutto il pomodoro. Tutti i frati. Noi erano così, noi ma l'abbiamo pigliato un po' così, verdi verdi, ma se no, signora, Liliana, tutti neri. Sono tutti macchiati. Sì, tutti macchiati, ecco, il nostro pomodoro così, ma pieni, vieni, tutto il nostro da rovinare. C'è stare da cosa, da, come si chiama, dove sta? Abbracciano, Liliana. Oh, Liliana l'ha spaccata e gli ha dato tutto il tempo. Ma dopo, adesso sto parlando di pomodoro. Ecco, pure Liliana, sì. Che ci dovevo fare? Due cassette, due cassette. Dice mica non posso buttare. Al fine arrivano le attesissime bistecche portate da Augusto, scortate e video riprese da Luigi. In campagna vado a mangiare la ramiccia. In campagna. Mi dai per piacere un piatto piano, gli metto un po' di pane? Sì. Eccolo. Adesso mi divertirò. E battetegli le mani, Sergio Luigi. Questa è la porzione a me riservata. Guai a chi la tocca. Signora, si mangia questa. Come fa? Ecco qua. Questa è De Luigi. Ma sento che De Luigi? Questo è A me
me non me lo dai? Com'è? Non la voglio. La voglio, la voglio. Ma no, che me lo mangi senza pane? Ha tremato. Va bene, tu. Signora. Pochissimo, eh? Basta, basta. Come puoi vedere non è difficile. Lo senti che botto? No, arrivi pure questo. Frattanto anche il tempo vuole partecipare e lo dimostra inviando sul posto i suoi elementi atmosferici, pioggia e tuoni. Dai, che arriva dagli cristiani! Andiamo a dire la signora là! Andiamo a pesare. Che caldo, ma... Il pranzo luculliano a termine con il brindisi. Salute. Salute. Salute a tutti. Bella la prima cosa. Che per tanto e tanto tempo ha funzionato. Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più giù. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro, di blu e la pioggia che va. Per il sonno il sereno e la pioggia che va. Erezzone il sereno, yeah, e la pioggia che va. Ecco qua, grazie. Prego.